a favore e il quarto, insomma, un dissenso un po' stemperato così, non proprio forte. E volevo dire, secondo te, secondo la tua esperienza che stai facendo adesso, ecco, con questa religione paganesima, eccetera, se si può chiamare, come interpreti queste cose? E poi, Bernadetta Subirù sarebbe stata la protagonista che ha visto la Madonna. Sì. Ecco, esistono queste apparizioni? È vero Quanti che i viventi... anni aveva la ragazza? Beh, era piccolissima, giovane, cioè, avrà avuto 13-14 anni quando Esatto, ha visto lì. tieni presente questo aspetto Sì, importante. però queste sono obiezioni, sai, che loro te le confutano in un attimo perché ci sono anche adulti che hanno avuto apparizioni e quindi... Ecco, Sì, cioè, a però... parte, ecco, la ragazza, perché per me se la cosa è vera potrebbe essere vera anche se l'apparizione avviene vista da un bambino, da una... La maggior parte sì, sappiamo che sono bambini, eccetera, ma poi tutto quel fatto che circonda anche l'esperienza... di Bernadetta, perché non solo lei quando andava agli appuntamenti che da questa apparizione insomma le veniva richiesto di presentarsi ogni giorno oppure ogni quinzesimo, non ricordo, ogni Sì, va 15 giorni. bene. Ecco, poi c'era anche tanta gente che andava e hanno visto anche altri fenomeni, eccetera. Ecco, e di fronte a questo tu cosa obietteresti? Ciao, Beh, ti ciao, ascolto. ciao, ciao. Marco, se tu avessi seguito la settimana scorsa, ci ha telefonato una signora che lei gli spiriti li vede tutti i giorni, cioè li vede abbastanza normalmente. Quello che noi percepiamo è circostante, ti dicevo prima, la bambina aveva 12 anni, no? Circa dai 12-14 anni c'è il periodo mestuale, premestuale, cioè quando praticamente c'è il passaggio dalla fanciullezza all'età adulta. E i fenomeni di percezione sono fortissimi in quell'età, c'è un mescolamento di energia che è potentissimo. Per cui è facilissimo avere relazioni con il mondo circostante oppure produrre dei fenomeni molto particolari. È abbastanza normale. E il problema è questo, che lei non è che vedesse la Madonna, lei aveva una relazione con gli spiriti del circostante, però il suo condizionamento educazionale la costringeva a vedere la Madonna. Vediamo un attimo. Sto qua che ti ascolta la radio, mi chiamo Mario. Dimmi. Niente, tu sei Simeoni di cognome? Simeoni. Simeoni, Sì? abiti in Via delle Vignole, Sì? a Mestre. Sì? La tua mamma si chiamava Maria, si chiama Maria? No. A me pare che fosse Angelina e Maria. No, va, te l'hai sbagliato tutto. No, perché parli bene, mi pareva quasi di conoscerti. Va bene, non importa. Ma Via delle Vignole a Mestre, non è dopo il cavalcavia la prima a destra che giri su. No, Aspetta, vediamo. è Margherita da parte dei Caine. Ah, ma sbaglio, scusami. Però Niente, su qua che ti ascolto. va Saluto. bene, saluti. Va bene. Vediamo un attimo allora. Stavamo dicendo appunto che la capacità di percepire il circostante lo vediamo sempre. Quando Francesco vi parla delle ninfe delle fonti, le ninfe dei boschi, non era altro che la relazione che c'è fra gli esseri umani e la coscienza di sé, del bosco, della sorgente, del lago, del mare, delle montagne, delle valli. Queste relazioni ci sono sempre state fra gli esseri umani, è soltanto il condizionamento educazionale del cattolicesimo che te le fa vedere in quei termini. Per quanto riguarda le apparizioni sono anche gli adulti. Guarda, mico mi ha preso stregone le apparizioni che hanno avuto a tonnellate e le ho trasformate nel tempo. Cioè all'inizio erano in un certo modo e poi si sono sempre più trasformate. Cioè, quando io dico ho preso per ben 3 volte a calci il macellaio di Sodoma e Gomorra, non è che stia dicendo una cacciata, ho preso a calci quello spirito che quando uno altera la percezione viene a dire io sono il Dio creatore, mettete in ginocchio, più o meno ho queste sera. E io l'ho preso a calci per 3 volte, insomma, per cui adesso sta abbastanza distante perché sono molto più forte di quanto lui pensi. E questo, ti dico, avviene abbastanza normalmente. Il fatto diverso del miracolo è un altro discorso ancora. Noi sappiamo, innanzitutto, che la capacità di autoguarigione delle persone, la capacità psicologica, è fortissima in certe situazioni, in situazioni di stress, in situazioni di fede, in situazioni... Secondo, sappiamo che un certo tipo di guarigioni attraverso la manipolazione dell'energia vitale è possibile specialmente per quel tipo di malattie che non sono malattie vere e proprie, nel senso che non è rottura di un braccio, non è che ti cresca la gamba, eccetera, però sono scioglimento di nodi di energia. L'agopuntura cinese insegna, tanto per intenderci.
e questo avviene abbastanza normalmente, per cui non è che siano miracoli, a nessuno gli è spuntata una gamba, a nessuno gli è spuntato un piede che era senza il piede, per cui non sono miracoli. Però in particolari stati di tensione ci sono dei scioglimenti di centri di energia vitale che sono bloccati. Dico, l'agopuntura è un esempio, shiatsu è un esempio anche se minore, però servono per riuscire a capire quello che stiamo dicendo. Poi un'altra cosa ancora, ricordiamoci che la fonte è comunque una concentrazione di energia vitale molto potente, qualsiasi fonte essa sia. Per cui è abbastanza facile trovare la pozza o trovare il posto, il luogo di potere. Nella stregoneria ce ne sono a uffa. Certo che ormai quel luogo lo hanno completamente distrutto. Cioè se là c'era una ninfa, c'era una coscienza, è stata completamente annientata. Per cui meglio che lasciamo perdere, insomma. Queste sono cose abbastanza orripilanti. Bene, vediamo. Ciao. Pronto? Ciao. Pronto, ciao Claudio. Senti Claudio, dimmi. Io sarei voluto venire al centro, ma purtroppo è una settimana, più di una settimana che ho mal di gola. Ho sentito anche l'altra volta, sì. Non ho quasi quasi voce, cioè sono completamente, è come della raucevine, mi senti? Ti sento. Aspetta, abbasso la radio. No, vai pure, vai tranquilla. Allora, volevo chiederti un grande favore, non so se tu possa esaudirmi. Io purtroppo oggi sono arrivata anche tardi qua a casa e ho potuto prendere la trasmissione dopo mezz'ora che era già iniziata. Sono riuscita ad afferrare un discorso, l'hai fatto mezz'ora fa, e stavi dicendo, dunque, solo la comprensione di ciò che ci circonda, la comprensione del circostante, può far sì che si verifichi una parlavi come di modificazione, cioè non riesco, purtroppo era proprio, stavi finendo, era una cosa molto interessante, mi è tanto dispiaciuto aver perso, perché la cassetta l'ho messa appunto, è partita da mezz'ora. Tu non puoi. Senti, al limite io posso farti avere la cassetta, anche se io sono partito qualche secondo di ritardo, insomma non è importante, penso. Sì. Sono partito 3-4 minuti di ritardo con la registrazione. Sì, ma quando io sono riuscita a. Quando io ho acceso la radio, era passata diciamo una mezz'ora. Sì. Dall'inizio. Cioè, tu sei partito a che ora? Alle 3:15? Alle 3:10 circa, sì. 3:15? Sì, 3:10 fa conto. Sì. Ecco, io l'ho acceso alle 3:30. Beh, allora non ho perso tanto. No, non hai perso tantissimo. Però mi dispiace quel punto dove appunto stavi facendo un discorso tremodo interessante e non riesco a farmi capire, non riesco. Non riesco perché l'ho preso a metà, quindi ho capito. Comunque senti, io ti posso fare avere, non so, tu hai occasione di passare per la radio? Sì, dovrei. Sì, dimmi come si può fare. Senti, guarda, o giovedì prossimo vieni giù, ti do la cassetta, se è possibile, se no te la spedisco per posta o te la faccio spedire, insomma, o non so. Perché tu non la puoi lasciare là, devi per forza essere. No, io te la lascerei anche, ma sono molte persone, sai, che passano. Io dico, lascio la radio per la cassetta per Francesca, ma tu chi trovi dopo quando tu arrivi? Cioè, non so un posto dove lasciartela, capito? Cioè, se ci fosse, non so, io non ho una cassettina dentro cui mettere le... No, ma il tuo indirizzo è sempre sul... Claudio Simeoni. Sempre su quello. Esatto. Sì. Allora... Senti, adesso ci penso un po' e poi vedo come posso fare. Come... Perché dovrei lasciarla a Franco, no? Al limite posso lasciarla anche a Franco. Sì. Se te va bene, trovi Franco, gli dico Francesca vuole questa cassetta e... Sì. Vabbè, senti, facciamo così, io adesso vedo un po' come posso fare. Va bene. Vedo un po' come posso fare, poi casomai io telefono a te e... D'accordo. Vediamo come... Va bene. Fare. Al limite giovedì prossimo, se tu mi avverti prima io te la doppio, e giovedì prossimo guarda Franco, sti va bene.
Sì. Tu dimmi come ti pensi, insomma, va bene? Sì, comunque tu non riesci a capire quello che... No, non riesco a... scusami, non ti sento più. No, ma ti sto ascoltando. Cioè, tu non riesci ad andare... Andare con la memoria? No, perché stavo parlando in generale, sulla conferenza. A meno che non stessi leggendo quelle 4-5 pagine sulla libertà e sugli gnostici e sull'educazione, che sono le cose che hai lasciato in sospeso in conferenza. Sì, ho capito. Niente, allora adesso vedo come posso fare, magari io per avere questa cassetta. Va bene, cioè tu avvertimi che io eventualmente per giovedì prossimo te la doppio. Sì. Va bene? Sì. Scusami Claudio. Figurati, grazie a te invece. Ti ringrazio. Grazie a te invece, ciao, ciao. Ciao. Bene, abbiamo sentito anche la nostra amica Francesca. Allora, riprendiamo un attimino il discorso con invece l'amica precedente che aveva chiesto. Anche il termine stregoneria è un termine che è stato usato con disprezzo dai cristiani nei confronti di chi cercava libertà. Siccome la ricerca di libertà è una cosa reale, anche se magari segue dei sentieri tortuosi, segue delle cose aberranti, però la ricerca di libertà è un bisogno da soddisfare degli esseri umani, per noi il termine diventa importante, anche perché oltretutto la mia strada, la mia via in cui io mi dilatavo, è una via molto vicino alla stregoneria, cioè nel senso che è vero che non ho mai fatto i pentoloni, anche perché la mia via è diversa dal pentolone, io sono il pentolone a cui do fuoco e che mescolo e che trasformo, sono io l'essere in trasformazione, però ho trovato sintonia con tutti i percorsi di libertà del circostante. E poi una delle cose che io, a me mi hanno aiutato moltissimo, anche a che mi hanno dato anche la spinta, diciamo così, della trasformazione ancora 20 anni fa, è stato il Castaneda. Cioè il Castaneda mi ha aiutato a chiarire alcuni concetti, a chiarire alcune posizioni, per cui anche se dopo Castaneda dice noi non siamo stregoni, noi siamo dei saggi toltechi, la nostra filosofia è diversa, ha tentato di scindere le due cose, in realtà le due cose non vanno scisse perché il diritto alla libertà è il diritto dell'essere più infimo dell'universo come dell'universo nel suo insieme. Cioè non esiste qualcuno che può dire io in fondo non sono questo, sono un'altra cosa. No, chi ha la forza di libertà dentro di sé è uguale, ciò che cambia sono le condizioni in cui esprimerla, la conoscenza con cui esprimerla, la saggezza o la non saggezza con cui esprimerla, l'intelligenza o la non intelligenza, però la spinta di libertà è uguale in tutti gli esseri, non si può scindere, ma mi veramente non sono come quella. Cioè, quello stregone che ha inventato la poltiglia, la minestra di parietaria e di ortica da dare alla malata mestuata che aveva perso una barca di sangue, è lo stesso stregone che tentava di fare la liberazione sessuale facendo delle porcate. Però le porcate che lui faceva, se da uno diceva questo ha inventato la minestra per cui chiaramente ha contribuito agli esseri umani, l'altro che faceva porcate dici ma quello che fa porcate non è che abbia contribuito, sì, ma quello che ha messo in ginocchio le persone, che ha rubato il sesso, che ha impedito alle persone di avere un sesso libero solo perché state potesse far pederastia, quello avrà fatto anche porcate, ma ha reagito a delle porcate infinitamente più grandi, per cui la spinta di libertà è uguale nelle persone, varia le condizioni, variano i bisogni. Infatti cosa dice il pazzo di Nazareth? Dice non è quello che entra in voi che vi danneggia, ma quello che da voi esce. In altre parole cosa significa questo? Che il male lo fa il singolo individuo, non il mondo sul singolo individuo, e invece questo è sbagliato. Il singolo individuo nasce, esce dalla vagina di sua madre e si rapporta col mondo e si adatta in base alle costruzioni che dal mondo arrivano a lui, per cui è il mondo che costruisce l'individuo e a cui l'individuo reagisce con la sua soggettività, con le sue cose, costruendosi. Per cui il passo di Nazareth ha torto, ma ha torto nella maniera più squallida che si possa pensare. Vediamo. Ciao Anna. Mamma, come gridi. Vero. Hai visto in conferenza?
Ah? Avessi visto in conferenza. Peccato che non sono potuto. Vero? Non c'ero. Sì. Posso abbassare un po' la radio, se no non... Certo. Grazie. Rieccomi. Ti sento. Stavo facendo una riflessione, no? Sì. Perché tanti fatti della vita credo ci portino a riflettere tutto ciò che ci succede ogni giorno veramente. Se in tutti questi secoli nessuno è mai riuscito a sconfiggere questa bugia vivente, questa nefandezza, questo turpiloquio, questa mancanza di rispetto che è rappresentata dalla religione, la religione specialmente quella cattolica. Rivelata, diciamo rivelata. Come faremo noi? Vedi, è un problema che io non mi pongo. Perché? Perché io sono eterno. Cioè, ti spiego, se io non fossi cosciente di essere eterno, no? E sapessi che muoio, avrei fretta di cambiare le cose perché tanto muoio. Ah, beh, certo. Giusto? Invece io sono riuscito a raggiungere un corpo luminoso sufficiente che mi consente di essere eterno. Per cui a questo punto a me, chi me lo fa fare di cambiare le cose nell'arco della mia vita? Cioè, a questo punto non mi interessa più. A questo punto mi interessa però il bene sociale. Mi interessa di ampliare quegli spazi di libertà che servono alla specie per allargare la propria libertà. Cioè a quel punto mi guadagno se guadagna tutta la mia specie, capisci? Allora io non è che la sconfiggo, io non ho nessun problema di sconfiggere il cristianesimo, saranno fra tre generazioni che lo sconfiggeranno, tanto io sono eterno. Comunque al di là di questo, io ho capito il tuo, cioè penso di aver più o meno colto la tua filosofia, e sta di fatto che mi chiedo comunque come tanti esseri pensanti si siano fatti fino chiare, no, ma al di là di questo, che continuino a vivere nella cazzata eterna, perché io la chiamo la cazzata eterna. Ma sai, è una scelta a un certo punto. Una scelta. Certo. Gli adattamenti ti portano sia a liberarti sia a rimanere in ginocchio, a riaffermare il tuo essere in ginocchio. Sì, capisci? Sì. Ho visto, ho capito e me ne rendo conto che proprio deve essere così, perché la gente preferisce nella consapevole ignoranza evitare di vedere il vero e continuare con il falso, dove gli fa più comodo. Ma allora, sai, il vero, cioè il vero, la libertà della persona costa fatica. Cioè non è che uno dice, beh, a questo punto mi libero di tutto. Sai quanta fatica che ci vuole? È anche faticoso allontanarsi da un certo, da una certa cerchia. Una certa cerchia, un certo modo di pensare. Sì, appunto, perché poi arrivi a un punto che ti senti anche isolato, a me è successo. Certo. Cioè, io sono arrivata ad un punto in cui non parlo più di queste cose con chi mi sta intorno, perché ho capito che posso diventare noiosa, fastidiosa, eccetera, eccetera. Perché non sentono come te. E perché allora mi incazzo come una bestia, non cioè, ci sono delle occasioni in cui ti dicono, ma abbi fede, esatto. Non c'è niente di più che mi faccia incazzare, non c'è niente di più che mi faccia incazzare, perché dovrei essere teoricamente nata con la fede, ma niente cambia, anzi, va proprio all'incontrario di come la logica naturale dovrebbe andare. La mia perversità è che quando ti sento dire il patto di Nazareth provo un piacere immenso. Sai, un piacere psicologico. Cioè, proprio dico, ma chi ti sta ascoltando capisce o non capisce? No, capisce. Si irrita. Io mi dico dell'incontrario. Indubbiamente, però io spero, cioè quello che io mi auguro, continuando a rimarcare questo, no?
che uno dica questo sicuramente ha torto. Dunque io mi prendo in mano la Bibbia, mi rileggo i Vangeli e voglio dimostrare a Claudio che ha torto. Cioè io questo è che sto sperando, capito? Cioè io cerco di provocare le persone, no? Intellettualmente, in modo che vadano a pigliarsi in mano la Bibbia e che mi dimostrino che ho torto, capisci? Un'altra cosa che sai, perché io prima sento, ascolto e poi nel tempo assimilo, collego, penso. La mia rabbia è proprio come l'hai dimostrata tu, rabbia, come la spiegazione come me l'hai data sul fatto di Sodoma e Gomorra che ha ucciso un sterminio di gente. E per questo io mi sono allontanata da questa stronzata del Dio che ti aiuta, perché se veramente ci fosse, esistesse o ci guardasse, mi dico sempre, non starebbe a guardare le Sodoma e Gomorra che ci sono nella terra. Sarebbe responsabile di ogni atto, no? Ma appunto, e siccome se tu, se io devo seguire la Bibbia e i Vangeli, Lui che ci vede ed è potente su di noi, che è il nostro padre e tutti sono figli suoi, dovrebbe stendere un dito per salvare almeno i bambini o chi soffre. Vedi, se no, aspetta, che finisce dopo te a sondare, se no prendere quei pederasti che sono nella sua casa e rovinano certa gente. E c'è un elenco infinito, eh? Hai capito? Sì. Per questo non ci credo, non posso credere che ci sia, e invece se c'è, io sono qua, che mi venga a parlare, io sono stufa di questa nuvola che c'è e non c'è. Sì, sì, ma infatti è ossessionante, sì, perché anzi è la Chiesa stessa che si mangia le parole, che si mangia quello che dice, perché se c'è un Dio che permette tanto quello che succede ogni giorno... No, non lo voglio quel Dio, quello non è mio padre. Mio padre era molto più buono, molto più miserevole. Claudio, ciao. Ciao Anna, grazie, ciao. La nostra amica Anna ci ha detto cosa ne pensa lei. Non si può altro che essere d'accordo, naturalmente. Pronto? Ciao Gianpaolo. Sì, ti sento. Dimmi tutto. Mi verrebbe da dire che i libri sono un insulto all'intelligenza umana, ma mi trattengo e voglio correggermi dicendo determinati libri sono un insulto all'intelligenza umana, perché guardando proprio di sera lì quella specie di programma sui misteri, mi viene da dire ma perché non si vuole accettare che sia un miracolo che un cane o un gatto viva quando va sotto un'auto e ne esce, non dico illeso, ma vive dopo aver passato delle peripezie mortali, direi, perché era morto, poi è vissuto. Infatti. Cioè io non mi spiego perché sono miracoli per noi asi e per loro non sono miracoli. Infatti. Non so capire dove finisca il miracolo e inizi il razionale, insomma. Ma cioè, veramente lunedì ti veniva da contorte o contorcersi dalle risa o prenderli a martellati in faccia. Sai. Guarda, sono cose ormai che veramente la gente che sta lì a guardare, io mi chiedo ma quanto cretino sono io a guardare queste robe. Però sai, se c'è una puntata, la puntata su 3-4 puntate fa, no? Sì. Sulla lettura della Bibbia, che era molto interessante. Sì, ma Claudio, ma credimi, a un certo punto le cose che devono avvenire e che avvengono sono dentro di noi altri e all'esterno di noi altri, sono dappertutto. Sono perfettamente d'accordo con te. Io quando istintivamente accetto quello che mi viene avanti e trovo l'energia dentro di me e basta, dico e basta, perché quando uno viene a dimostrarmi che viene a respirare per me, e che quando mi dirà quello lì, tu non devi più respirare, ma devo vederlo in faccia però, quello che mi dice, tu non devi più respirare, adesso crepi. Ma voglio vederlo in faccia questo, non me lo posso inventare che è così o è colà. Fatti. Voglio vederlo in faccia, e se no stiano zitti quelli lì, perché vomitano sterco dalla bocca, va bene?
determinate persone che si permettono di fare determinati programmi e farci pagare anche l'abbonamento. Claudio, sai, è tutta una strategia. Beh, guarda, buttiamoli a ridere, perché faccio da ridere anch'io quando parlo. Dico delle stronzate anch'io, grande come una casa, ma io ti voglio dire, ma voglio vederlo in faccia quello che viene a impedirmi di respirare. Verrà il momento in cui io non respirerò, ma venga davanti a me a dirmi tu non devi più respirare. Allora io crederò a quello. Sì. Ciao Claudio. Ciao, grazie. Ciao. Il nostro amico Giampaolo ci ha detto invece la sua reazione, ed è una reazione corretta tutto sommato. Chiunque ci impedisce di fare qualcosa deve subire la nostra reazione. Ciao Susanna. Senti, volevo chiederti una cosa. Dimmi tutto. Se per favore potevi farmi un esempio di in che modo noi possiamo modificare il circostante. E come noi dobbiamo rapportarci con esso per avere questa capacità. Se è una disciplina oppure se è una cosa più semplice. Ah, tu mi metti con le spalle al muro, Io sto parlando del crogiolo. E attraverso il crogiolo noi modifichiamo noi stessi e la relazione col circostante. Sì. Gli elementi che abbiamo messo nel crogiolo sono elementi che servono a modificarci. Cioè, quando io ti dico l'attenzione è l'intento, esatto. Tutte cose che noi dobbiamo manipolare. E le manipoliamo per noi stessi. Sì. Cioè, quando io dico l'intento, che io devo diventare padrone dell'intento, significa che nessuno si può più permettermi di farmi apparire cose diverse da ciò che sono. Cioè, nel senso che io devo andare a cercare cosa sono le cose. E allora è faticoso all'inizio, no? Perché se ogni roba cavolo ti devo andare a verificarla, ma sai che mazzo che uno si fa. Però è faticoso solo come inizio. Sì. Perché siamo abituati a non farlo, no? E questo vale anche per la sospensione del giudizio. Certo. Se tu sospendi il giudizio, non è che con le cose non arrivi più a vederle, però cominci ad afferrare le cose con aspetti diversi. Sì. Quando ti dico nel sociale agisci attraverso l'atteggiamento scettico, no? Sì. Non è che non agisci nel sociale, però lo guardi e dici d'accordo, queste sono robe, però non dai un giudizio netto, sì, capisci? Diciamo. Esatto, e questo vale per tutti gli elementi che abbiamo messi nel crogiolo. Scusa, volevo chiederti una cosa, e per capire se siamo sulla buona strada? Ah, questo è dentro di te. È il Dio che è dentro di te. Mi sarebbe piaciuto avere una... No, quando arriveremo a sognare ti dirò come fare, insomma. Ti chiedo un'altra cosa. Sì? Molti anni fa, quando ero proprio piccola, mi è capitato che magari camminando di mattina presto per la strada sentivo i rumori sia delle corriere, degli autobus o dei treni o degli automobili in una maniera molto minacciosa, come se avessero qualcosa contro di me. Sì. Volevo sapere se potevi darmi una risposta. Questa è psicologia, non è soltanto, cioè intanto stavi percependo i rumori che ti arrivavano addosso, però è anche un effetto psicologico questo, cioè comunque in ogni caso non ti permetteva di abbandonarti al rumore, cioè ti aiutava anche, cioè ti metteva in guardia, però questo penso che sia un effetto psicologico. Comunque, per sviluppare, per avere un raffronto di quello che stai sviluppando, il sognare è l'unica cosa con cui poi è abbastanza innocua. Io sogno, ma sogno tutte cose senza senso. Quando proviamo a sognare questo, no? Tu la sera, prima di andare a letto, cioè quando devi dormire, no, non quando devi fare altre cose, quando devi dormire, devi dire io voglio sognare e quando sogno voglio darmi un segnale che sto sognando. Sì. Per cui alzo le mani e mi guardo le mani. Se io sogno, devo guardarmi le mani. Ecco, se tu cominci a darti questo ordine, un po' alla volta riesci a trovare le mani e dopo andiamo avanti discutendole, mettendo ordine nei sogni. E riesci anche a lasciare uno spazio alla ragione al corpo luminoso. Va
bene. Però del sognare lo tengo come ultimo elemento da mettere nel crogiolo. Sì, perché io poi ho oltretutto un sogno, ma sogno tutte cose senza senso. Ecco, comincia col dire, io voglio trovarmi le mie mani. Se sogno, devo alzare le mani e guardarmi le mani. Va bene, provo. Va bene? Sì, ciao. Ciao. Bene. A questo punto noi stiamo finendo la trasmissione, è arrivato Mario, non prendiamo più telefonate e ci risentiamo giovedì prossimo. Questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda tutti i giovedì su Radio Gamma 5, FM 94, che è in Cadoneghe a Padova. Dunque, vi ringrazio per averci ascoltato e ci sentiamo giovedì prossimo.